nuovo video ed è in collaborazione con Roger Gallet, che è una marca che è molto conosciuta soprattutto per l'acqua profumata, i profumi e bagnoschiuma, però da settembre stanno per uscire con una nuova linea, Aura Mirabilis. È una linea di creme, sieri, maschere, praticamente parte dal 1700, quando ancora non esistevo, quando ancora non ero nata. Nel 1727 infatti dei monaci crearono un'acqua mirabilis, che era praticamente un'acqua destinata soprattutto ai ricchissimi come gli imperatori, le regine, e si poteva bere o si poteva applicare sul viso, e si diceva che praticamente dava bellezza. Questa ricetta originale è stata ritrovata e praticamente è stata presa, rimescolata, rifatta, e hanno appunto creato questa linea da quella ricetta antica. È una linea arricchita da 18 erbe officinali distillate, ce ne sono veramente di tutti i tipi. Claudia adesso vi farà vedere in sovrappressione le 18 erbe, perché non me le ricordo tutte quante a memoria ovviamente. Io da un mese che sto testando questa linea, mi è piaciuta veramente tanto, l'ho portata con me in vacanza, come potete vedere infatti non sono a casa mia ma sono in Grecia in questo momento, e l'ho voluta portare con me perché comunque ho notato che è molto idratante, va a illuminare la pelle anche adesso che comunque, non so se riuscite a notare, sono abbronzatissima, non ho avuto problemi come di solito succede tutti gli anni quando prendo il sole, ovvero non ho avuto brufoletti né niente, e la mia pelle è comunque bella idratata. Vi voglio presentare appunto al volo questi quattro prodotti, voglio far vedere come applicarli. Sapete che per me, vabbè, io sono una patita del trucco, ma sono soprattutto in primis una patita della skin care, perché trovo che una volta che la pelle è messa bene, poi lo secondo step, ovvero quello del trucco, è molto più semplice e molto più veloce. Quindi vi faccio vedere come applicarlo al meglio. Si possono applicare sia la mattina che la sera, sia sulla pelle struccata, soprattutto appunto la mattina, ma anche la sera dopo essersi struccati. Di solito, se ad esempio ho tanto mascara, soprattutto quello waterproof, tolgo prima il mascara e poi uso il detergente, ma se ad esempio non ho messo il mascara o ne ho messo soltanto poco, metto direttamente questo prima di utilizzare proprio qualsiasi altra cosa. E questa è la maschera detergente extra fine, è una specie di gel, no, non è una specie, è un gel ragazze, e praticamente si può utilizzare sia appunto per rimuovere il trucco, per pulire la pelle, ma anche come maschera. La differenza è che quando si applica come maschera ovviamente bisogna applicarla per un paio di minuti, all'incirca 3. Lo prendo e lo vado a lavorare sul viso. È molto 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 delicato, non tira la pelle, non secca. Sapete che molte volte ci sono dei detergenti che vanno a togliere tutta l'idratazione della pelle, che poi dopo tira, invece questo è proprio un piacere. E prendo dell'acqua, con le mani bagnate vado a massaggiare, si forma una specie di latte, potete farlo ovviamente sotto un rubinetto, io qui non avevo un rubinetto a bordata di mano, però in questo modo voi andate, vedete, si vede da questa gocciolina qui che diventa come un latte bianco, e va proprio a dissolvere tutto il trucco, tutte le impurità, aiuta ad aprire i pori, e voilà. In questo modo avete la pelle bella pulita sia la sera quando appunto vi togliete il trucco, ma anche la mattina quando comunque vi svegliate, che la pelle non è mai pulita al 100%. Il secondo prodotto è quello per me più particolare, perché non sono molto abituata ad usare i tonici, però questo fa da tonico, ciononostante mi piace utilizzarlo perché non va a seccare la pelle e comunque è un piacere, ha un ottimo profumo nonostante contenga aceto di mele. Infatti questo è l'aceto di bellezza, di solito pensiamo sempre all'aceto di mele come uno di quei rimedi della nonna, della zia, che però non ci piace applicare perché di solito puzzano di aceto appunto. Questo invece ha un buonissimo profumo, è un prodotto bifasico che va a illuminare la pelle, si può utilizzare sia con un dischetto di cotone ma anche direttamente sulle mani. Io vado a giorni, alcune volte mi piace utilizzare il dischetto, altre volte mi sembra che il dischetto faccia sprecare un po' di prodotto, quindi vado direttamente ad usarlo appunto mettendolo sul palmo, massaggiando. Ha un buonissimo odore, infatti gli esperti di Roger Gallet dicono di inalare il profumo, che è una cosa che poi spesso mi capita di fare. Io sono un'appassionata di massaggi, qualche volta con Claudio andiamo a farci fare i massaggi e molto spesso prima ci fanno proprio sentire l'odore degli oli che andranno ad utilizzare sul corpo. Quindi poi ad applicare il tonico, nonostante abbia l'olio non va ad ungere la pelle e si assorbe molto in fretta. Il terzo prodotto è anche il mio prodotto preferito, è il siero antità doppio estratto. È un siero bifasico che va a correggere le rughe, le irregolarità della pelle e illumina. È un prodotto che mi piace utilizzare in realtà più volte al giorno, quindi dovrebbe essere utilizzato all'interno della routine, però molto spesso quando non ho il trucco lo utilizzo anche di giorno. Infatti vedete che praticamente la boccetta è quasi finita perché ne uso veramente tanto. Ha sempre questo ottimo profumo
ma soprattutto, vabbè, prima lo shakeriamo perché appunto essendo bisalico va shakerato. È una speciale boccettina che fa sì che esca solo il prodotto necessario, vedete che non esce di più, quindi questo è quanto serve per fare tutto il viso. E essendo il prodotto più cremosino, è anche quello che mi piace lavorare per un po' più di tempo. Quindi partendo dal centro del viso vado a massaggiarlo verso l'esterno. Soprattutto se è mattina, cioè magari un po' di occhiaie, non ho dormito bene, mi piace proprio regalarmi un minuto per andare a far sì che la pelle risulti luminosa, che le mie occhiaie si sgonfino un pochino. E questa cosa è importantissima. Spesso vedo persone che magari prendono le creme, se le mettono così, tac, escono. La crema va bene, il siero va bene, però bisogna anche un attimo fare in modo che la circolazione, soprattutto la mattina, torni in circolo appunto. Bisogna un attimo attivare la nostra pelle. La cosa più importante è che voi siete brave, non siete brave a massaggiarvi la pelle, è sempre cercare di andare verso l'alto, perché ovviamente i lineamenti del nostro viso con l'età tendono ad andare verso il basso. Noi facendo in questo modo invece andiamo a lavorare contro la gravità. Un'altra cosa importante, molto delicati vicino agli occhi. Ah, questo veramente a me piace veramente tanto. Non so se l'avete capito, mi piace veramente tanto. Passiamo all'ultimo prodotto, che è la crema leggendaria, e si presenta come una crema bianca, ha un ottimo odore. Io le prendo, potete mettere dei punti sul viso oppure potete stenderla sulle mani e poi dopo andare a massaggiare. Io preferisco fare così, sempre partendo dal centro verso l'esterno. È perfetto per la pelle disidratata, quindi sia dal sole che dall'età che dal freddo ad esempio. Illumina la pelle e contiene giglio bianco, che è una di quelle piante utilizzate fin dall'antichità proprio perché per ridurre le macchie e per rigenerare la pelle. È una crema fondente, quindi nonostante sia molto ricca non è per niente grassa. E la cosa che a me piace di questo rituale è il fatto che ci sono 4 prodotti, è vero, però non appesantiscono la pelle. Io spesso, soprattutto adesso che sono stata al mare, li utilizzo anche più volte magari, proprio perché ho bisogno di molta più idratazione, avendo la pelle che tende ad essere secca e si segna facilmente. Magari faccio 2 volte la sera lo stesso rituale, magari non lo stesso rituale, però metto 2 volte sera e 2 volte la crema proprio per avere doppia idratazione. 30-40 secondi, un massaggino, a seconda di quanto tempo avete la mattina per potervi preparare, o la sera prima di andare a dormire. La sera di solito abbiamo un po' più di tempo, la mattina siamo sempre un pochino più tirate. In questo modo, se io adesso vado a metterci sopra la mia BB cream, il fondotinta, tiene molto meglio, e questa routine fa proprio da primer alla mia pelle. Questo quindi, ragazze, era il mio rituale con Roger Gallet e la nuova linea Aura Mirabilis. È una linea appunto nuovissima perché è uscita adesso a settembre in farmacia. Sono perfetti sia per ragazze più giovani, soprattutto i 2 prodotti più purificanti e leviganti, che sono l'aceto e la maschera, mentre i 2 prodotti, quelli un po' più ricchi, ovvero la crema leggendaria e il doppio siero, sono perfetti soprattutto per le over 35 che iniziano ad avere segni di espressione, rughette o macchioline. Ragazze, dalla Grecia un bacione, ciao!